È uscito e ora si gioca. Prima però lo dovrei fare partire. Vediamo se ce la faccio. Se non esplode il PC, magari ce la faccio e si gioca. Ah, non ho fatto colazione né pranzo, quindi perdonatemi. Vediamo se esplode il PC veramente. Ok. Vediamo. Te lo becca. Ok. Yes. Ok. L'audio ci dovrebbe essere. Madonna. Poi che torno in chat. Nice. Penso che si impara tutto giocando, però se è simile a Dark Souls, i salti, i cosi, i tasti saranno quelli. Perché se vedo che si salta in modo diverso. Sensibilità, questa magari poi me la aggiusto più avanti. Ok, let's go. Let's go. Luminosità al massimo perché ogni volta non vedo un cazzo. Standard, tutto standard. Guarda che aumento un po' il volume per me. Ah, già subito così con le classiche. Nella Madonna, profeta. Oddio. Oddio, samurai, quanto è figo! Questo fa paura. Sventurato, è il discriminato questo qui. Noi tipo direi di partire tipo tranquilli, classici. Cavalieri erranti e il solito cavaliere standard. Boh, io andrei così. Però ci dice mostra il tab. Ah, le statistiche! Che poi si chiamano vitalità, mente, tempra, forza, destrezza, intelligenza, fede, arcano. Molto simile a Dark Souls! Infatti, il cavaliere là con tanta vitalità e forza. Ed è livello 9. Questo è un po' più equilibrato, c'ha destrezza, quindi tipo questo è il bandito, guerriero nomade, poi si chiama. Eroe, forza e tempra. Vedere anche gli oggetti iniziali se sono meno interessanti. Boh, andiamo di questo. Wow, tipo. Ah, tipo non c'è. Curatura. Boh, tipo A. Tipo B che è femmina, presumo. Ma che cacchio ne so. Metà giovane, adulto, anziano. Vabbè, giovane. Nome, gli mettiamo Nebbe. Aspettate che qua verrà la tastiera. Deburezkede. Ricordo. Medaglione d'Ambra Cremisi. Ovviamente PV massimi. Nel senso di ottenere varie rune. Io non so un cazzo. Potenziare le sacre ampolle. Dell'interregno. Ceneri di demone zannuto, ma che è? Vaso incrinato, contenitore per oggetti da lancio. Tre misteriosi vasi incrinati in grado di autoripararsi. Chiave di pietra, forma di... Due chiavi di pietra, forma di spada. Ok.
Gamberetto bollito, 5 pezzi di gamberetto bollito aumentano la resistenza ai danni fisici. Dolore di Shabriri o Shabriri. Polifattezza di un nobile a cui furono strappati gli occhi, attrae gli attacchi nemici. Ah, è tipo il teschio esca questo. Ma sinceramente io inizierei con questo, aumenta i PV massimi, cioè le altre cose non le conosco, quindi magari scoprendole più avanti nel gioco si riesce a capire qual è l'oggetto migliore. Seleziona modello base. Oddio. Il volto più comune tra i senza luce, qua si chiamano i senza luce, dopotutto un tempo erano tutti guerrieri. Volto di un austero pellegrino, sono innumerevoli le strade che conducono alla verità, e quando mai. Aristocratico, volto regale di un abitante dell'interregno che si dichiara di nobile stirpe, che si dichiara. Solitario, volto di una tribù orgogliosa e riservata, esperta in ugual modo in antiche leggende ed eresie. Rude abitante dell'inospitalità, terre del no il re del nord! Si dice che discendano dai giganti. Navigatore dei mari, Jack Sparrow. Volto alla remota e isolata terra dei giunchi, dove il sangue scorre copioso. Vabbè, ma c'è molta somiglianza tra questo e il guerriero iniziale. Oddio, draconiano, volto impassibile al popolo dei draghi antichi. La cui aspettativa di vita è generalmente bassa. Notturno. Che sono tipo i vampiri? Narra la leggenda che in passato nelle loro vene scorresse argento. Volto dei Numen, presunti discendenti di abitanti di un altro mondo. Sta roba dei Numen mi ricorda Final Fantasy VII Remake. Longevi, ma raramente ne nascono. Ma uno normale. Andiamo di guerriero. Aspetto dettagliato. Vediamo. Come si provano le robe? Ah, ok. Voce giovane 1 va bene, colore della pelle va bene, volto e capelli. Bianca grafica. Struttura, vabbè, questa non ce ne frega niente. Capelli 10, oddio quanti sono. Capelli davanti agli occhi. Sì, ma poi i capelli fatti benissimo. Oddio, questi sono più femminili, mi sa. Uncharted, Nathan Drake, è lui. Ah sì, andiamo alla Leon Scott Kennedy. Colori capelli facciamo neri. Lucentezza. Vediamo che cambia. Proprio cambia. Vabbè, lasciamo così questi cazzi. Tonalità radice. Ma da quanti dettagli? Poi alla fine non te ne frega niente quando giochi. Capelli bianchi. La vecchiaia. Ok, barba mi interessa. Un bel pizzetto. Magari così. Oppure così. Baffoni alla Nietzsche. L'anticristo. E barba corta. Wow, la lunghezza della barba non la vedo in tanti giochi. Vabbè, non credo che cambi di molto in realtà. Non cambia proprio di un capo. Occhi. Iride destra e iride sinistra. Ne posso avere due colori di occhi diversi. Poi meglio lascio così, sti cazzi.
volto simile ti faceva l'altro, ti creava un volto casuale, diciamo, con le caratteristiche che avevi scelto. Testo, torace, addome, braccia, gambe, peli, corporei, vediamo. Ci sono, ma non sembrano proprio tantissimi. Muscolatura muscolosa o standard? Ok, dov'è il... Come si continua? Ah, ok. Concludi. Ecco, già il volto è coperto al primo elmo, quindi tutto questo tempo per fare il volto e niente. Non serve più. Fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered in our home across the fall. Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion. The loathsome Dung Eater. And Sir Gideon Othmir, the all-knowing. C'è davvero uno che si chiama il Mangiasterco. Ok. Ok. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring. And become
The Elden Lord. The Elden Lord. L'anello. Ok. Il momento di Elden Ring. Ovviamente. Oh no, ma anche qua ci stanno i roll, ma che palle. Sto lentissimo. Però qua si può saltare. Questa è una nuova aggiunta bestiale. Le aggiunte nei Soul e negli Elden Ring, saltare, ok. Per prima cosa fortuna. Ok. Ho una alabarda. Equipaggiamento, vediamo. Abilità che ha inizio con la spada in posizione orizzontale, con un attacco normale ti incunei nella difesa nemica colpendo dal basso, con un attacco potente corri e ti lanci in affondo. Invece la barda carica avanti. Ok. Parate, quindi il... Monte vagabondare. Ah, questo qui aumenta il PV mass, ma che è tipo un anello. La resina invecchiata dell'albero madre si trasforma in ambra, una gemma pregiata all'epoca di Godfrey, primo lord ancestrale. Ok. Ma io voglio incontrare il mangiasterco. Carico pesante. Poi te lo dice. Poi ti dice in che rollo sei. Buono. Ah, qua il... Per salire di livello servono le rune, non le anime. Così equipaggio a due mani. Come cazzo equipaggio a due mani? Me lo dirà lui, presumo. Così attacco pesante. Così attacco normale. Boh, intanto... Evviva l'anello ancestrale! Oh, il ring. Dito avvizzito di senza luce. Okay. Posso guardare da vicino? Aspetta, l'ho fatta a morire qui. Boh. Non si sa. Pensavo mi facesse vedere come era morto, invece no. A meno che non hanno provato ad attaccare la tizia. Madonna, le porte quanto sono dure.
cappella dell'attesa, ok. Oddio, si può essere furtivi. No, vabbè. Più avanti porta. Dici? Qua non c'è niente. Più avanti forziere, sì. Come no? Sicuramente. Le azioni non si possono fare. No, qua c'è la mappa, oddio. Bella sta roba. Grandi visuali. Wow, l'albero di Yggdrasil, questo è. Sicuro. Peccato sia tutto avvolto alla nebbia. Più avanti servirà a saltare? Dubito. Dubito fortemente. Te la senti? Eh sì. Prova dita ma buco. Ok. Ma buco di che? Percorso nascosto, ma non mi risulta. Prova a saltare, vero? Mi immaginavo. Scusatemi, 3 secondi precisi. Un attimo, eh. Ariettime. Prova dita Mabuco ha un aspetto familiare. Beh, effettivamente. Somiglia molto a una roba al tipo Santuario del Fuoco. Evviva Groppa! Ma che è? Più avanti nemico. Ma davvero? Prova dita Mabuco. Ma che è dita? Poi non capisco. Io non vedo l'interfaccia. Vediamo. Dov'è? Interfaccia sì. Oh, vita e tutte cose, finalmente. Ora mi sento a mio agio. È il momento di gesticolare. E come si gesticola? Non lo so, non ne ho idea. Diamo comandi.
Abilità, difesa, bla bla bla, covacciati, alzati, cambia stregone, cambia oggetto, mappa, menu principale, salto, passo indietro, uso oggetto, esamina, apri, attacco, ma non c'è, fai i gesti, mi stanno a fregà, forse. Prova a gesticolare. Ma non sono come si gesticola! La gente è arrivata lì. Perché sempre non hai il diritto? Ah, non lo so io. Ancora niente amante. Ah, tristezza, più avanti non troverai oggetto prezioso. Amen. Nel momento di saltare, no, non credo proprio. Non credo che lo farò. Attenzione, nemico forte, più avanti, boss. Ma perché c'è la nebbia? Voglio vedere. Voglio vedere tutto. Probabile furtività. Beh, effettivamente ti metti qui e poi zacchero. Più avanti, scorciatoia, sì, per la morte. Guarda, albero! Tutto piegato, però quell'altro albero è più figo, madonna. Che bello. Certo, stona un po' con tutto questo grigio nebbioso. Guarda, nemico forte. Più avanti sconfitta, ma speriamo di no. Sembra un cimitero. Non è un cimitero. È una miniera, è una scacchiera. Sto facendo caso adesso, ma per rotolare non consuma stamina. E manco per attaccare. Capito. Più avanti forziere, quindi è il momento di saltare giù. No, non credo proprio. Tra l'altro, come si scrive un messaggio? Messaggi. Modelli, parole. Più avanti forziere. Ah, eccoli lì i gesti. E come cazzo si fa? Così rimuovi, che è il cenno con la mano. Oddio, parla! Ma che cazzo? No, vabbè. Il solito riposo. Indica avanti, salto di gioia, come lo fa? Sono curioso adesso. Tipo, ah ah! No. Mi aspettavo un urlo tipo, invece no. Poi abbiamo l'anello. Di che in alto aspetta. Accoglienza, calore, oddio, sì! L'anello. Il cerchio si chiude. E poi la disperazione. No, questi che sono? Ricordo di grazia. Non so cosa cazzo sia. Facciamo rimuovi. E ora facciamo assegna. Dito avvizzito di senza luce, consente di scrivere messaggi. Perdi le rune, torna all'in... Ah, è tipo ok, il segno oscuro. Esatto. Come si assegna? Ah, lo so io. Assegna. Non posso assegnare questo. Perché? Prima lo facevo assegnare. Prima era assegnabile. Ma che ne so. E ancora non so come impugnare a due mani l'arma. Non so nemmeno se si può fare su sto gioco.
Oddio, c'è il nebbio. Uè! Erede innestato. Eccola. Poi non ho come curarmi, che bello. Oddio, quando urla mi inchiurla. Aio. Oddio, è partito il filmato. Non c'è la morte. Ok. Capito che cazzo è successo. So che sono morto, ma non è spuntato sei morto. Che tipo Bloodborne ti ritrovi nel sogno del cacciatore. Bloodborne. Ora si chiude il gioco. Addio. È stato un piacere. Il cavallo bianco di Napoleone. Il cavallo cornuto. Fortune is on his side. Ok. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Ci hanno buttato in una cripta, me sa. Le fiaschette! Finalmente ci possiamo curare. Professore... Ok. Ho ispirato a un sacro calice d'oro che un tempo custodiva una lacrima di benedizione. Contiene lacrime cremisi in grado di ripristinare i PV. Può essere riempita riposando presso un luogo di grazia. Lo spirito portato alla corrente al sepolcro era certo della morte finché questa ampolla non offrì il suo dono di rinvigorimento per cercare l'anello ancestrale. Ok. Cioè, stessa descrizione però. Lacrime cerule in grado di ripristinare i punti abilità, presumo. Ah, bastardi, mi avete ammazzato! Cosa vedono i miei occhi? Creazioni, oggetti. Interesting, menu del multigiocatore. Vari oggetti multigiocatore, password di gruppo, password multigiocatore. Imposta una password di gruppo per favorire la visibilità di messaggi. Oh... Non influiscono sulle invasioni. Salta di sotto per accedere alla caverna della conoscenza. Ok. Attacco! Ma no, poverino. Vediamo. È vivo. No, puntini, puntini, punti. Oddio. Guarda, senza luce immergiti. Nella conoscenza, nella rimembranza. Cioè lui non parla, lui sibila tipo. L'arte della guerra. Ah,
perché sempre morte? Attenzione furtività. Dead. Lì c'è un oggetto. Guarda albero, evviva albero, sei! Te la senti? Guarda, osserva attentamente, vediamo. Però prima vorrei vedere sto coso della conoscenza, sinceramente. Com'è che si chiamava? Caverna della conoscenza. Andiamo. Uso oggetto. Ah, ok. Wow, sono vivo, non ho perso vita. Ma qua probabilmente fuori dal combattimento non ricevi tanti danni. E non perdi manco stamina, che si tratti di cimitero. Ma può essere. Uè, Simo! Luoghi di grazia. Riposa presso un luogo di grazia per recuperare PV e PA, rimuovere l'alterazione di stato, ricaricare le ampolle. I nemici sconfitti tuttavia saranno in buona parte riportati in vita. Luoghi di grazia. Queste spiegazioni sono acquisite sotto forma di oggetti informativi che puoi consultare all'inventario. Ok. Quindi questo è il falò, tipo. Più avanti casa. Filmato, filmato. Ah, no, no, quale filmato? Ci sono i tempi. Tarda mattinata. Accelera il tempo. Ampolle, memorizza incantesimo, ordina forziere. Ok. Distribuisce le cariche d'ampolle come in Dark Souls 3. Facciamo 4 di vita, 1 di abilità. Per il momento non abbiamo incantesimi o abilità decenti. Usare un seme d'oro. Ecco a cosa servivano i semi d'oro. Ora torna tutto. Perché sempre non morto? Sono i non morti. Quando mai? Fai attenzione, nemico debole. E se vado di furtività? Devo fare il backstab furtivo. Bellissimo. Oddio, quello si è svegliato però. Hanno messo la furtività, è bellissima sta roba. Prova a parare. Ah, ho fallito. No. Capriola o passo indietro? Ok. Uè, state buono.
Più avanti percorso nascosto, ma non credo proprio. Viva disperazione! Vero che quasi può saltare. Oh Dio, ma che è? Uè, frecce! Che ambientazione. Ottieni materiali, no! Oddio! Scusate, mi metto un attimo la felpa che c'ho un po' di freddo. Terra e l'interregno offrono frutti, fiori, funghi e farfalle in abbondanza, oltre ad altri tipi di materie prime. Questi materiali possono essere impiegati per creare oggetti. Ecco, qua hanno messo il crafting, wow. Buono, però quello che mi spara non mi piace. Frutto di roa. Bastardo, mi ha fatto cacare sotto. Perché sei in canottiera? Avevo caldo prima, ora c'ho freddo. A ogni mano possono essere assegnati fino a 3 armamenti, alternabili a piacere. Oh, ecco come si impugna a 2 mani. Oh, finalmente. Le devi fare sotto, bastardo. Ah, anzi, ora ti posso saltare in te. Più avanti percorso nascosto. Oddio, sì, sono leggero, che bello. Che bello, sono leggero. Dov'è inventario? No, che era stato. Carico medio. Oddio, non sono ancora veloce. E sia calma. Ok. Cambio bersaglio, ok. Ma se io salto, posso fare? Posso saltare e colpire? Tipo così. Oddio. Non ci credo, puoi saltare. E dare fendenti. No! Per uno salti e. Aspettate. Non lo fa più. Ma da prima ha fatto una cosa bellissima. Ha fatto tipo. Oddio, che bello. L'ho detto che te veniva a rompere il culo. A bastardo. Momento di saltare giù, non credo proprio. Per lui sì, per me no. Gli armamenti possiedono proprietà speciali chiamate abilità e si usano con LT. Che sarebbe L2. Vediamo che fa. Facciamoci attaccare. Ah, ecco. Ah, la posa. E poi dalla posa fai zoom. Proprio zoom. Accovacciarsi. Per essere meno visibile ai nemici, questa tecnica è efficace soprattutto nell'erba alta, come i Pokémon. Le attacchi dei nemici ignari alla tua presenza causano danni maggiori. Facciamo come Abe. E poi. Del culo proprio. Bellissimo, no, vabbè. Mi sto pentendo di non essermi fatto tipo ladro, bandito, ste cose così. Ma è bellissima sta roba. Le spalle del nemico, colpo critico, eh sì. Ma sì, io rotolo. Ah, lui mi sente se rotolo. Però no! Ma che non mi vede?
No, ragazzi, ma io non ci credo. Gli hanno messo i suoni e la visibilità ai nemici, praticamente. Questa è bellissima. Ah, persona grassoccia. Quindi non ci passi, giustamente. Sbilanciare il nemico. Alcuni attacchi possono sbilanciare il nemico esponendolo a un colpo critico. Ok. E allora facciamolo! Yeah! No! Volevo dire. Ah! No, ma non mi riesce più! Ma non mi sta partendo più R2. No, vabbè, regà, non mi parte più R2. Non so se si è rotto il controller, ma pare che non va più R2, veramente. Ah, boh. Io lo sto premendo, ma non fa. Secondo, vediamo. Attacco potente questo qui. Non me lo seleziona. Pare veramente che si è rotto, boh. Ma che ne so. Così a caso. Ecco perché prima non me lo faceva. Che boh. Dato di marica. È tipo un checkpoint. Ma non mi fa riposare. Quindi. Vediamo magari se stacco e riattacco. Ok, ora funziona. Ora funziona. Ok. Comunque non mi fa. Ah, ma lì c'è scritto, ok. Spunta lì vicino alla vita. Ok. E tipo io mi ci siedo? Tipo così? Che fa? Il nebbione, ovviamente che ti metto la statua così a caso, no? C'è il nebbione. Attraversa la foschia. E andiamo. Soldato di Godric, di Grifondoro. Andiamo di Perry. Contrattacco in difesa. Puoi seguire un contrattacco subito dopo aver bloccato il colpo nemico. Vediamo, vai. No! E bevo! Niente, tempismo ci vuole. Devo fare il backstab. Oddio, ma è una cagata sto boss! E io che ho detto vabbè vado di Perry, ma chi se ne frega? Cioè, tie. Bello io convinto. Vabbè, ma non può essere tutto qui. Invece sì. Ma che è tipo il boss più facile dei Souls questo? Nemico debole, ma infatti. Non mi aspettavo un nemico debole, ma nessuno si aspettava un nemico debole. Tipo ora spunta il vero boss. Che si tratti di oggetto? Ora c'è il vero boss. Ah, persona patetica. Vittoria, ma sì, ma non. Oh, ma guarda dove stiamo. Nice. Uè Neb, ciao capon, come va? Porca troia, spero tutto bene. Forza? Vediamo sta forza. Dov'è? Dove sta forza? Al posto del salto di gioia. Scusa, intanto aspetta com'è. Tipo, no, di qua non si passa.
Dove cazzo sta forza? Ah, ecco. Questo gioco è parecchio simile a Dark Souls. Sembrava un cavaliere nero. E si sa che al cavaliere nero non gli devi cagare cazzo. Cioè, ragazzi, è un Souls dove si può saltare. Si può saltare. Ma cos'è stregoneria, magia? Cioè, guarda, si salta, si salta, si, sì, salta. Ma anche su Final Fantasy VII Remake puoi saltare. Madonna, le porte! Le porte! Quanto sono pesanti su sti giochi! Sono passato per un saluto, ci becchiamo alla prossima live. Ciao Capon, grazie per il saluto. Ah, in poche parole quella grotta là della conoscenza era il tutorial. Cerca qui. Come cerco? Abu. Un falue. La nebbiolona. Ma ancora di salire di livello non se ne parla, eh? Perché se noi ci sediamo, accelera il tempo un po' e memorizza incantesimi, infatti. Ed è tarda mattinata, c'è scritto. Il momento di beatitudine. Più avanti servirà chiave. Esamina. Usare chiave della spada di pietra? Ma perché ce l'abbiamo? Non mi risulta. Io faccio sì che mi dice, non ce l'hai. Infatti, non in inventario. Di qua non si può passare, ok. È quello che si è cercato, il perfetto. Dove c'è? Compiamo i vasi! Questo è finito sbruciacchiato. Multigiocatore cooperativo. Usa il dito torto di senza luce per lasciare un segno di evocazione oro. Quando un giocatore di un altro mondo ti evocherà, avrà inizio una sessione multigiocatore cooperativa. Verrai designato come alleato, dito torto, e il tuo obiettivo sarà sconfiggere il boss dell'area, come Dark Souls, praticamente. La bussola posta nella parte superiore dello schermo indica chi ti ha evocato, l'ospite di dita. Trancia dita e dito torto di senza luce. Leggiamo, 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 leggiamo. Una trancia dita. Riusabile. Riporta a casa te stesso o un altro giocatore. Ah? Questa lama fantasma può recidere il legame generato da un dito torto, ma le vergini non apprezzano chi ne abusa. Dito di Adipocera. Torto come un uncino. È una reliquia lasciata da chi venne prima di aiutare chi verrà dopo. Cazzo vuol dire? Vabbè, in poche parole, è tutto multigiocatore questo. No, i vasi devono essere distrutti. Per forza. Leggi messaggio. Leva. Grazie. Troppo poco intuitivo. Più avanti percorso nascosto. Ma la smettete di dire più avanti percorso nascosto? Non mi risulta. Oh, il marchingegno. Prova leva, ma non va. Vabbè. Oh. E lì c'era un oggetto, vero? Oh, vediamo. Più avanti bugiardi. Che si tratti di oggetto, non credo proprio. Dita o dita? Ah, lo so io. Che si tratti di oggetto. No! Niente si tratta di oggetto.
Guarda, anello ancestrale, più avanti, quindi più avanti fortuna. Apri. Aspetta, aspetta. Va bene, apri. Wow, oddio, i brividi. Ma che... Ma è tipo open world? Ma che è? Ma è tipo bellissimo. Guarda quello che c'ha il cavallo. Che cosa c'ha? Non... Sì, sembra un cavallo, poi non lo so. Tra l'altro non ho ancora provato l'alabarda, ma sti cavoli. Neanche i pugni ho provato. Il pugno a due... Wow. Ma dove cazzottoni? Eppure... Belli. Tie, tie. Tie. Un mega calcio. Ma è come un sogno, le isole, ma... Vuoi vedere che poi le puoi visitare quelle robe lì? Di fiori. Occhio macchia di sangue, se un pirla è morto, io che ci posso fare? È meravigliosamente meraviglioso, ma è... Cioè, ma guarda! Ma che è un granchio gigante quello? Più avanti servirà a saltare, ma ne dubito fortemente. Guarda che figata la cascata. E io mi nascondo. Ma che è? Gli animali! Il topo lepre, ma che cos'è? Ossa sottili di animale. Mi sento un po' in colpa. Vediamo, eh. Questi sono materiali di creazione. Ossi sottili di animale. Ossa di bestie sottili e resistenti. Materiale per la creazione di oggetti ottenibile cacciando animali. Di solito vengono usate per creare armi improvvisate. Immagino. Sto gioco puoi cacciare. Ottieni materiali. No, vabbè, ma... Questa cosa mi ricorda molto Horizon, devo essere sincero. Tu devi raccogliere la roba. Cioè, aggiungere una meccanica così in un Souls è... Foglia capillare. Ma sono tutti materiali per la creazione, presumo. Beh, sì, infatti. Molto difficile da reperire. Presente in tutto l'interregno, facilmente reperibile in tutto l'interregno. Le venature emettono un flebile battito, favorisce la circolazione, garantendo un effetto rivitalizzante. Wow. Ma vi immaginate, tipo, si può andare a picconare la titanite, che qua non si chiamerà titanite? Tipo una roba del genere. Oddio, fegato animale, blema. Tenibile cacciando erbivori. Il fegato essiccato incrementa la resistenza ai danni. Altro che Forbidden West. Madonna, ma renditi conto, hanno messo tipo la caccia su Dark Souls. Eppure la raccolta degli oggetti. Questa cosa mi ricorda. È un teschio! È il teschio di cristallo! Oddio! Runa aurea! Ma che è quella tipo gli echi del sangue, sta roba così? Consenti di ottenere una ridotta quantità di rune. Eh sì, mi sa di sì, che tipo le anime, quelle di Dark Souls, quando le trovi le spacchi ottieni anime. Grazie che albergano gli abitanti dell'interregno come una sorta di residuo aureo, le rune hanno il potere di favorire lo sviluppo dei senza luce.
A condizione di trovare una vergine delle dita. Ah, ecco chi ci farà salire di livello. La vergine delle dita, sicuro. No, io voglio salire qui. Oddio, il salto. Hanno messo il salto su Dark Souls. L'avevano implementato pure su Sekiro, ma io non l'avevo ancora provato. È una bella sensazione poter saltare. Ma soprattutto è bellissimo poter fare questo. Cioè, tu corri, salti e fai l'attacco lì. Oh, vabbè. Quanto deve essere figo questo farlo tipo nelle boss fight. Tipo, aspetta che non mi devo fare sentire da quelli. Quelli se ne scappano volando. Che sono aquile? Che sono? Ma che non mi prendo niente dall'animale? No, non mi ha dato niente. Vista splendida, ma si è messo a piovere. Ok. Ok. Si è messo a piovere. Cioè qua il tempo scorre veramente. Tipo, ti immagini ci sono animali che si possono cacciare magari tipo solo di giorno, di notte, pomeriggio, sera. No, vabbè, mi sto facendo mille viaggi mentali con sta roba. Questo che è? Bacini di evocazioni. In ciascuna area sono presenti effigie di martiri che svolgono la funzione di bacini di evocazioni. In questi luoghi puoi evocare facilmente altri giocatori poiché i bacini di evocazione raccolgono segni cooperativi e ostili creati con piccole effigi. Effigie d'oro piccola. Bacino di evocazione operativo. Ok. Ma sta roba che ho preso che è? Invia un segno cooperativo al bacino di evocazione. Disponibile nel multigiocatore cooperativo verrà evocato in un altro mondo per aiutare l'ospite. Ok. Vabbè. Quello non ha fatto una bella fine. Ah, grazie al ruolo di guidare senza luce e condurli sulla retta via. Ma guarda, tipo, non sai dove andare, ti dice dove andare. Certo che queste cose facilitano molto i giocatori. E non è una brutta cosa alla fine, però. Usare la mappa. Ok. Buonasera! Oddio. Oh yes, Tarnished, are we? Come to the Lands Between for the Elden Ring? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without Maidenless. guidance, without the strength of runes, Siamo and senza la without an maid. invitation to the Round Table Hold, you are fated. It seems to die in obscurity. Vorrei aumentare il suono delle voci. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless, me, Vare. Varel. Take care to listen. Are you familiar with grace? The golden light that gives life to you, tarnished. You may also behold its golden rays, pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, a path that a tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you, tarnished, to the path you are meant to follow.
even if it leads you to your grave. Ok, volevo guardarlo meglio in faccia sto tizio, che sembra abbia una maschera, ma non ne sono sicuro. Sì, sembra che abbia una maschera. Grace's guidance with a castle storm there. Verso il castello di Gran Tempesta sulla rupe. Quello lì. Godric. Godric l'innestato. It's time you set off, I should think. To Castle Stormvale on the cliff. Stormvale. Where Grace would guide you. If you seek the Elden Ring, maidenless as you are. It's time you set to Castle Stormvale. Ok, va bene. Magnifico. Ma con la pioggia li sentono i miei passi. Penna remigante. Ok. Cos'è quello? Se solo avessi uccello. È il momento di gambe. Wow, è tornato il sumato. Mi vengono i brividi ogni volta che cambia tipo il meteo. No, bastardi. Guarda, granchio, Ah, ma qua già c'eravamo stati. In pratica ho fatto giro, giro tondo. Il teschio! No! Oddio! È partito! Un'aurea, anche questo. Cioè, ora che non sta piovendo, tutto questo sembra un altro posto, praticamente. Buongiorno Frank, come va? Spero tutto bene. Frank! Più avanti campione, se solo avessi amico. Oddio, guardalo! Tipo fatti sotto, bastardo. Non è che posso fregarlo tipo così, vero? Ma tipo, io voglio sapere se non gli faccio niente. Mi vuole ammazzare uguale questo? Magari tipo non gli fai niente e lui ti lascia perdere. Come in tutti i Souls. Tu lasci stare i nemici e loro non ti fanno niente. Un fungo. Io me ne sto qui a saltellare, a prendere materiali. Stavo dicendo, a prendere mater... Bellissimo. Bellissimo fare così. Prova scontro a distanza. È vero, da qua volendo puoi fregarlo. Se lui ti vuole ammazzare. Oddio, ma si sta facendo tipo notte. Ma che... Sì, probabilmente comunque quello è un nemico. Che già dall'aspetto sembra troppo cazzuto per noi per il momento, però è troppo bello. I cosi non ho capito che sono, però sono bellissimi. Quello ha visto il suo amico che è morto e non se n'è scappato. Vieni qui, bastardo! Ho un teschio. Sì, no!
Poverino. Ma quella sembra una capra. Lo scopriremo presto. Tipo ora non è un demonio incazzoso. Ah, non è una pecora. È veramente una pecora. Salve. Ma che cazzo fai? E secondo me ci sarà frammento di rovine. Vediamo che è tipo una pietra da lanciare. Ah no, materiale per la creazione dei... degli oggetti. Devo ammettere che questo è un bel gioco e di solito non riuscirei mai a scaricarlo sul mio PC. Oh guarda, la grafica è spaventosa. Si è fatto pomeriggio! Ma che è quella la luna gigante? Ottieni materiali, ma di che? Queste lucine sono oggetti, non l'avevo ancora capito. Wow. Ma io voglio provare a sfidare quel tizio. Tanto prima voglio capire se è veramente ostile. Ma se me lo fa mirare probabilmente sì. Ehi! Tu col cavallo! Camminiamo assieme. Salve. Oddio. Merda. Ma prima non era così. Aio. Prima non era così incazzoso. Bevo. Ai. Ma sei un bastardo, sei! Il frame rate se n'è andato a fanculo comunque. Devo farlo cascare dal cavallo. Ai. Fig. Il primo sei morto. Dead. Vabbè. Classica morte dei Souls. La sappiamo. Con l'unica differenza che qui hai la... bussola che ti indica dove hai perso le rune. Ma non siamo diventati non morti come in Dark Souls. Ok, abbiamo capito che quello è un bastardo. Guarda come mi fissava. Mi riprendo le rune e arrivederci. Che bastardo. Comunque è fattibile. Bisogna capire i suoi movimenti. Guardate la musica! La musica quando lui mi fissa! Tutto è buono! Chiesa di L! Chiesa di L! La chiesa di L! Quello di Death Note!
Oh cazzo! Dalla mappa puoi raggiungere tutti i luoghi di grazia già scoperti, oh merda, questo mi ha... Ma sto riposando nella chiesa di L! Ma sei scemo! Ma sei cretino? Abbastardo! No! No! Mi ha fregato. Meno male che sono morto qua vicino. Oh, ma è Babbo Natale. È Babbo Natale, ragazzi. Se solo avessi testa, potenziare gli armamenti. Ma io non lo vedo il fabbro. Pietra di forgiatura. Oh, la titanite praticamente, vediamo. Ma che è quell'animale? Un asino. Rinforza gli armamenti fino a più 3. Pietra forgiatura è presente ovunque nell'interregno, come dimostrano i numerosi condotti minerari scavati per estrarla. Wow. Vediamo sto fabbro che faccia c'ha. Se è lui il fabbro. Io perdo vita col fuoco, no. Posso arrostire le chiappe e non perdo vita. Babbo Natale lui, eh. You're tarnished. I can see it. And I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Carly, purveyor of fine goods. Riguardo a Carly. I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. Consiglio. You know, if you can spare the runes, you should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make basic items on your own. Essential, really, if you intend to survive out here for any duration. The kit costs a bundle. And I admit, I do take my cut. But the important thing is that you survive. Ogni cliente è importante per me. Il mercante di Resident Evil 4, lui. Welcome. What did you buy? What did you sell? Allora, lui consigliava di prendere il kit là del telescopio. Questo lo prenderei volentieri. Bello, così possiamo vedere le robe da vicino. Ecco, il corredo della creazione. Lui consigliava di prendere questo, così si potevano iniziare a creare oggetti. E poi tutte queste sono espansioni i ricettari sono. Messaggio, ampolla di balsamo portentoso. Ah. Vabbè. E vende solo... Ah, tutto, questo è tutto ciò che vende. Gambali di maglia. Figata. Intanto ci prendiamo questo. Così intanto iniziamo a vedere cosa serve per fare le creazioni. Poi vendi, non credo al momento di vendere qualcosa. You've made an excellent choice. Creazione oggetti. I corredi a creazione consentono di fabbricare oggetti con i materiali a disposizione. Seleziona creazione oggetti dal menu principale per iniziare. Trova ricettari per imparare a creare nuovi oggetti. Ok.
Recipienti, per creare alcuni oggetti serviranno vasi incrinati o altri recipienti. Questi oggetti non possono essere creati in numero superiore ai contenitori disponibili. Gli oggetti si consumano con l'uso, ma i recipienti sono riutilizzabili. Quindi, vediamo creazione oggetti. Farfalla ardente, vicino agli incendi altrove. Vaso incendiario, collegaccio, dardo d'osso. Oh, ci possiamo fare i dardi quindi con le ossa. A cavallo ripristini PV di torrente. Ma quindi noi avremmo un cavallo. Buono. Ok. Usa il banco da lavoro. Potenza armamento, vediamo. Nell'interregno troverai un fabbro in grado di rendere i tuoi armamenti ancora più potenti. Io per il momento però non posso potenziare la spada. Perché? Ma cazzo si dice? Mi manca qualcosa? Ah sì, pietra da forgiatura 2 su 1. Cioè ne vuole 2, io ne ho uno solo, che palle. L'asino. Se solo avessi testa, effettivamente. Se solo avessi testa pure io. Ma è tipo... Wow, quello con la torcia sta piovendo? Non ti si spegne? Io stavo pensando, ma vi immaginate si arriva tipo in un punto e si ammazza tipo un animale sacro e allora ti iniziano a inseguire per pestarti. Ah, in veri torri. Con la torcia. Elmo a soldato di Godric, ecco, tipo questo si potrebbe vendere. No, non ci salgo. Vai! Vola via, Aquilotto! È il momento di saltare, ma perché? Non voglio il suicidio. Però effettivamente sotto c'è qualcosa. Guarda dietro. Sta piovendo. Senza luci. Il gufetto, no! Uovo dormiente. Sì. Nemico forte. Vediamo sto uovo dormiente a che serve. Ah, sempre per la creazione oggetti. Uova di gufo destinata a non schiudersi mai. Madonna, ma che tristezza che mi metti. Guarda testa di cazzo. Ma invece quello... Quello che cos'è? Sembra un coso brutto. Il demonio alato. Ma che cazzo. Uè, ma non era da solo. Aio, 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 aio. Fatti sotto. Le onde soniche. Sonore. Configgere gruppi di nemici per rifornire le tue ampolle. Ah, buono a sapersi. Questi non si possono tipo far cadere, no? Eh?
Yeah! Oggi si caccia. Comunque devo riprovare ad affrontare quello stronzo a cavallo. Quella sentinella del cacchio. Eccolo lì. Eccolo il bastardo. Ecco la musica. È la merda! Aio. Ma che bastardo che sei. Ha abbattuto l'albero. Un altro colpo e sono morto. Madonna, ma non l'ho visto manco arrivare questo. E vaffanculo. Magari ci torno più avanti comunque. Bastardo. Qua dobbiamo controllare che c'è nella foresta. Cucri, ah, i coltellini. Tutto stealth. Ah, non m'ha visto, vabbè. Ah, non l'ho ucciso. Ti resistente però. Più avanti servirà dita. Ok. Un fungo. Caverna di lati bosco. Perché sempre non osare? Per prima cosa, erba. Vabbè. Bacino di evocazione operativo. Ok. Non si vede un cazzo.
Oddio, i lupi. Muschio di caverna. Silenzio. Oh cazzo. Oddio, è salito. Oddio, lui è più grosso. Merda. Oh no. No, pure i lupi no. Ma porca. Devo riprendermi le mie robe. E poi andare via. Oddio. Magari affrontarle tipo qui. Madonna. Attacco caricato. Merda. No, mirami lui, lui è il problema. Ho schioppato, finalmente. L'attacco alle spalle volevi fare il bastardo, eh? L'abbiamo fatta. Probabile buco, testa. Il nebbione. Più avanti boss. Più avanti nemico forte. Merda. Ma qua invece oggetti decenti. Uno, ok, dai, almeno. Vaso incrinato. Che si tratti di oggetto? No, non credo. Forse ho nascosto un tavolo. Quindi se io adesso tipo mi vado a riposare, dovrebbero rispuntare tutti quanti i lupi. Ma me ne vado direttamente al boss. Cucciole. Otta mia. Via via verso il boss.
Vediamo che cos'è. Tipo un lupo gigante. Bestia umana. Oh cazzo. Bloodborne. Oh, il backstab si può fare. Aiuto. Date bonus. Talismano del drago di fuoco. Ok. Che cacchio, Non si sa che cos'è. Ah, ok, incrementa la resistenza ai danni da fuoco. Ottimo, buono a sapersi. Tornare all'ingrare. No. Ok, sì, dai, torniamo all'ingresso. And now. Ok, mi riposerei qui. Andrei tipo a pranzare e poi torno e continuo la diretta. Mi sa che farò così. Quindi ci si becca dopo, tra qualche oretta, nel pomeriggio comunque.